Kyle O'Reilly è stato ospite del podcast della All Elite Wrestling, il podcast ufficiale, l'Unrestricted, condotto da Aubrey Edwards e Tony Schiavone, e che io tutti i giovedì, il giovedì successivo ovviamente, vi riporto in un formato breve. Tre piccole curiosità, e oggi saranno proprio tre curiosità su Kyle O'Reilly. Ed eccoci dunque a un nuovo video di Beyond AEW. Andiamo a scavare un pochino all'interno di quella che è stata la chiacchierata molto molto interessante e produttiva che Kyle O'Reilly ha avuto con i due conduttori di Unrestricted. Io vi consiglio di andare ad ascoltare giustamente e ovviamente quella che è, diciamo, la fonte originale, quindi l'Unrestricted. Io lo ascolto di solito il giorno dopo Dynamite nella versione podcast su Spotify, ma è anche disponibile dal lunedì successivo, quindi 3-4 giorni fa, anche su YouTube. Allora, parlare di Kyle O'Reilly è abbastanza semplice. Vi darò tre cose che magari possono essere anche interessanti, che insomma ho voglia di raccontarvi. Il debutto di Kyle O'Reilly è avvenuto qualche settimana prima, anzi la settimana prima se non sbaglio, dell'ultima puntata del 2021, a pochi giorni dalla chiusura del suo contratto con la WWE. Lui era una superstar di NXT, aveva creato appunto il suo personaggio in base anche a quello che era il suo storico precedente, in base a quello che aveva fatto in coppia con Bobby Fish, in base al suo rapporto anche con Adam Cole. Ovviamente faceva parte dell'Undisputed Era, Undisputed Era che ha cominciato a disgregarsi qualche mese fa, hanno anche avuto una faida interna, poi a un certo punto hanno cominciato a finire i contratti delle persone che facevano parte di questa fazione, e adesso si sono praticamente trovati tre membri originali quantomeno tutti all'interno della Elite Wrestling. Però una cosa molto interessante, il fatto che abbia raccontato che lui ha firmato giusto un paio di giorni prima di debuttare. Lui non aveva potuto firmare prima, e stando anche a quello che dice lui, non aveva neanche chiacchierato così tanto con Tony Khan, ed è una cosa a cui io non credo, ve lo dico subito. Per quanto mi riguarda, è improbabile che persone che fanno parte di quel mondo non si parlino. È chiaro, è evidente che lui non può dire: mentre ero ancora sotto contratto con la WWE io stavo già parlando con un'altra parte, perché ovviamente taglierebbe le gambe da un punto di vista proprio della promotion a quella dove è arrivato, no? Però io sono convinto che, come lo fanno i calciatori per qualsiasi altro sport, ovunque ci sia un cambio da una parte a un'altra, è impossibile che si sia così ligi al dovere da guardare di iniziare a parlare esattamente nel momento dopo in cui è finito un contratto con una federazione. Ma quando mai? Kylo, non mi devi dire queste cose, sono delle brutte bugie. La realtà è che probabilmente lui, già parlando con Adam Cole e con altri ragazzi che conosce, lui si è trovato sostanzialmente di nuovo a casa, potendo firmare, anche se effettivamente l'ha fatto un paio di giorni prima, sapeva già settimane prima come sarebbe andata. E quindi eccolo qua, neo papà e neo acquisto della All Elite Wrestling. Correva l'anno 2009 quando Kyle O'Reilly e Adam Cole si sono incontrati per la primissima volta. Da 4 anni ormai Kyle O'Reilly era parte del mondo del wrestling, arriva negli Stati Uniti dove trova un Adam Cole che era ancora molto green, più green di lui, aveva un anno d'esperienza circa. I due fanno amicizia da subito, iniziano subito ad avere un buonissimo rapporto a livello personale proprio, e la cosa poi si tramuta in storie da raccontare sul ring. E quindi ha raccontato proprio che loro sono stati acerrimi nemici, poi grandi amici, poi di nuovo nemici, poi ancora amici, poi nemici, insomma un casino. Sembra praticamente una telenovela, però in realtà è quello che succede nel mondo del wrestling. Chiaramente il fatto di essere così uniti a livello personale li ha aiutati tantissimo, e quindi non è un caso che si siano un pochino rincorsi, che ora che Adam Cole è arrivato in All Elite, beh, lui non abbia fatto quel passo in modo così semplice. Quel passo che ha fatto anche Bobby Fish, quel passo che ha consentito loro di ritrovarsi, un terzetto che ha fatto insieme un sacco di cose belle e simpatiche, insieme sono stati in tantissimi posti, e per esempio sono stati in Pro Wrestling Guerrilla, in Ring of Honor, sono stati in New Japan, hanno fatto veramente tanta tanta strada insieme, ed è stato bello potersi rivedere insieme a loro. È chiaro che poi ha parlato del backstage come di un luogo dove rincontrare un sacco di amici che non vedeva da tantissimo tempo, beh, chiaramente ovviamente, perché lui ha fatto parte di questo mondo indie da tantissimo tempo,
ha già più di 13-14 anni d'esperienza, significa che ovviamente di strada ne ha fatta, e se considerate che in WWE non c'è stato nemmeno così tanti anni, beh, è presto detto, è presto fatto il conto di quante persone ha potuto ritrovare, ha potuto riabbracciare e con cui ha potuto finalmente lavorare di nuovo. Nella sua vita ovviamente non ci sono stati soltanto Adam Cole e gli altri suoi amici che finalmente ha ritrovato, nella sua vita c'è stato anche NXT ed è stato un capitolo molto 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 importante per la sua carriera, ne parla in un modo assolutamente lineare, mi è sembrato super corretto quando ne ha parlato di un posto che ti incute un po' di stress, un po' di timore, un po' troppo stress, molto stress, decisamente tanto stress, e che ti porta in qualche modo a avere tanto, no, da dover dare, ma ti porta anche a un livello decisamente superiore da un punto di vista della performance. Per quale motivo? Beh, presto detto. In realtà, all'interno di NXT, uno degli allenatori che si è preso cura di tutta la Undisputed Era è stato Shawn Michaels. Shawn Michaels, di cui ha parlato benissimo anche Adam Cole, Shawn Michaels di cui hanno parlato benissimo sostanzialmente tutti quelli che sono usciti da NXT. Quindi io mi sono ormai fatto l'idea che Shawn Michaels fosse veramente una grande benedizione per NXT. Shawn Michaels che ha raccontato tantissimi piccoli trucchi, anche delle cose molto molto sottili che era difficile arrivare a capire, e che soltanto un uomo di questa grandissima esperienza come lui poteva insegnargli. Ha fatto un esempio che secondo me è cruciale, quindi ve lo voglio raccontare. Ha raccontato del fatto che a un certo punto in un match, magari in un match molto intenso, molto combattuto, combattuto alla pari, in un momento magari di dominanza di uno dei due, quando si arriva di solito all'heel sul face, quando si arriva a quella classica double clothesline, a un colpo che stende entrambi ed entrambi sono a terra, beh, lì quello è uno dei tanti momenti in cui bisogna ascoltare il pubblico presente. Che siano 5 persone, che siano 5.000 o 50.000, queste persone sono soggette ad avere delle reazioni. E Kyle O'Reilly dice: Shawn Michaels mi ha proprio insegnato questo, cioè che se io ascolto il pubblico, inizio ad alzarmi quando ormai quella carica adrenalinica arrivata all'apice, quando i due si sono colpiti entrambi e sono volati a terra, sta scendendo. E per far rialzare il tutto, comincio a rialzare la mia persona. Ed è una cosa che lui dice, sembra banale, sembra stupido, ma in contesti normali ti basta ascoltare l'arbitro che quando arriva a un certo punto del conteggio tu ti alzi, mentre invece nelle major l'arbitro attende sempre un pochino, attende di sentire il pubblico che cala, e quando il pubblico cala la sua attenzione al momento cruciale comincia a contare, e i lottatori a un certo punto sanno quando devono cominciare ad alzarsi. Ed è fantastico, perché ovviamente lui l'ha preso in un posto e ora ovviamente se lo porterà in tutto il resto del globo, perché lo sappiamo, è in un Elite, ma probabilmente riuscirà anche ad andare in altre lidi, e siamo super contenti per lui e anche di poterlo seguire e vedere in tante altre federazioni. Questo era Kyle O'Reilly, ovviamente sono tre pillole, ha detto un sacco di roba, tutta molto interessante, andate a vedere o ad ascoltare l'Unrestricted, lo trovate facilmente Spotify, YouTube e in tantissimi posti, non fatevi mancare l'occasione di guardarlo e scoprite qualcosina di più, andate ancora un pochino più a fondo, perché sicuramente c'è tanto tanto da scoprire, c'è tanto tanto da imparare, non solo su di lui ma su tantissimi atleti. Abbiamo fatto tante 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 puntate di questo Beyond AEW, se ne avete persa qualcuna recuperatela, perché è molto importante per voi, per capire ancora meglio alcune delle dinamiche che stanno entrando nel mondo della All Elite Wrestling. Grazie di cuore per aver ascoltato, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, noi ci risentiamo alla prossima!